è la prima del nuovo spettacolo di Giorgio Montanini, Per quello che vale, a Villa Vitali. E siamo qui curiosi di seguirti perché sappiamo che dopo stasera probabilmente a Fermo ti vedremo tra 3 anni circa, almeno 3 anni. E la domanda, sì, per essere ottimisti, la domanda che vogliamo farti è: che capiamo da Fermo a Rai 3? Ci puoi spiegare perché da Rai 3 a Fermo? È bella la domanda, è bella, come se non sapessi come sti fatto. No, per me è un orgoglio, cioè nel senso, sono fermano, partigiano, è la prima volta che debutto ufficialmente uno spettacolo a Fermo, mi fa piacere, debuttata a Bergamo, in posti disparati d'Italia, debutta in casa, è un'emozione particolare, però è anche bello, nel senso, perché se c'è la dormi a casa, mi sembra una bella, sono quello. Quindi partito da Fermo, ripartiamo un'altra volta da Fermo, torniamo e vediamo come funziona. Sì, da Fermo parte da Lumeo, perché era una città importante d'Italia, tra i più grandi e prestigiosi, quindi Fermo è il primo passo per poi come tournée un anno aspetta molto, molto pieno. Quindi. Quanto durerà questa tournée? Dura un anno. Ah, quindi un anno. Il tempo lo aspettavo, sì, ma circa un anno, sì, con diversi tendenzialmente scrivo uno spettacolo all'anno, dopo un anno di cominciare a vedere, però comunque chi ti segue dalla tua pagina Facebook può vedere le prossime date, quindi man mano, sì, io non pubblico calendari ufficiali con tutte le date, i fili eccetera, ma man mano pubblico le date, anche se abbiamo un calendario che è a marzo, mi piace aspettare tutte le date lì eccetera, che uno man mano che pubblichiamo le date deve essere sta qui, no? Quindi man mano che il tempo passa tu pubblicherai le date e chi ti segue può vedere dove trovarti. Sì. Socio di questa tua avventura, come di quelle precedenti, quindi anche sul nemico pubblico quest'anno, con te Francesco Cavolaglio. Ciao Francesco, adesso tocca a me. Allora, dici, sappiamo che comunque andare con Giorgio, no? Che è andato subito a Beppe, sappiamo che lui però andava in bus con l'autobus. Sì, assolutamente, io sono in autobus. Però dici adesso invece il lato negativo di questa connubio con Giorgio. Che cose belle lo sappiamo. Perché invece da quell'autobus era positivo. Qualcosa di peggio. Ma non lo trovo. Peggio da andare con l'autobus, errore. Ma il negativo? Che cosa devi dire? Dai, qualcosa ti deve fare. Ma se non lo devi inventare? No, stai già la realtà. No, negativo? No, perché? A parte il fatto che non potessi anche scegliere l'aperitivo? Ho perso, cioè l'aperitivo è ormai più integralista dell'aperitivo. No, di negativo fondamentalmente nulla. Anche perché per me è stata una bellissima esperienza e ripeto, come dico sempre a tutti, anche più rispettivo, per me è stata una cosa bellissima, usuale, ho visto la televisione, come funziona, quindi che devo dire di negativo, non c'è proprio niente. Vabbè, ma abbiamo fatto una domanda cattiva, non noi abbiamo visto la prima puntata, ce ne sono ancora in onda? Sette. Altre 7 puntate, quindi sempre di domenica sera. Sì, sempre. Tra questa domenica che abbiamo i ballottaggi, purtroppo. Purtroppo in Italia si continua a votare, c'è questa cosa che questa cosa no, la democrazia è perversa e quindi ci fermiamo una settimana con i ballottaggi e poi per sempre di rinnovare. Quindi invitiamo tutti quanti a seguirvi su Rai 3 con il nemico pubblico, a seguire le vostre serate che andranno in calendario man mano che il tempo scorre. Noi andiamo a goderci lo spettacolo di stasera, consapevoli che siamo fortunati perché siamo tra i fermani che rivedranno da qua a diversi anni. Esatto, sono passati 6 anni, cioè da quando ho iniziato a fare il comico per la prima volta ufficialmente, quindi immagino che tra un po'. Ecco, magari con la fama del corcio, no? Ah sì, certo. All'età, io penso dopo lo spettacolo stasera passerà una decina d'anni, passa 6 amministrazioni mesi. Ce ne dobbiamo riprendere, ci dobbiamo tutti riprendere e poi forse tornare. Esatto. E quindi, a meno che tu devi andare sindaco, anzi, diventi sindaco. Ah, sicuro che ci sia questa possibilità. Ma noi facciamo l'assessore alla cultura. Assolutamente. Veniamo a fare l'assessore. E poi sera. Perfetto, a me? Sì. No, no, grazie. No, grazie. Comunque te lo proposemo, potrà a te dire di no, eventualmente non volessi accettare. No, prendo troppo pochi soldi. Quindi concludiamo con il titolo dello spettacolo che è... Per quello che vale. Per quello che vale.